San Francesco d'Assisi, laudato sia, mi signore, nasce ad Assisi nel 1182. Dopo una giovinezza spensierata, convertitosi a Cristo, rinuncia a tutti i beni paterni per aderire fermamente a Dio. Sposa la povertà per seguire più perfettamente l'esempio di Cristo e predica a tutti l'amore di Dio. Forma i suoi seguaci con regole ispirate al Vangelo. La sede apostolica approva nel 1223 la regola bollata dell'ordine dei frati minori. Fonda anche il secondo ordine o clarisse e il terzo ordine francescano. Dal 1978 ordine secolare francescano per il mondo laicale. Nel 1224, sul crudo sasso della Verna, il santo riceve le stigmate, sigillo della sua fedeltà a Cristo, ma ormai la sua salute è agli estremi, la vista quasi scomparsa e si ripetono le emottisi. È inutile ogni tentativo di cura. Nonostante sia stremato dalla malattia, il suo cuore è pieno di gioia. Una gioia che non può contenere e che si riversa nel più bel canto del Creatore e alle creature che sia mai stato composto. Laudato sia, mio Signore, diceva, per il sole, la luna, le stelle, frate fuoco, l'acqua, il vento, la morte. Sentendo che si avvicinava, sorella morte corporale, vuole essere posto sulla nuda terra. Dopo aver intonato il salmo che inizia con le parole, innalzo la mia voce al Signore per chiedere soccorso. Chiede che un frato gli legga il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, dove si parla del comandamento nuovo di Gesù. Muore al tramonto del 3 ottobre 1226, salutato dal volo e dal canto delle allodole, gli uccelli del mattino. È proclamato patrono d'Italia da Pio XII il 18 giugno 1939, a lode di Dio.